Ciao amici, bentrovati o ben ritrovati. Per chi fosse capitato solo ora sul mio canale, mi presento, sono Roberta, sono counselor e sono studiosa di astrologia da tanti anni. E qui insieme proviamo a interpretare il linguaggio delle stelle, degli astri, dei corpi celesti, che hanno sempre qualcosa di molto interessante da dirci. Per esempio, questa sera, 17 gennaio alle 23:48, ci sarà il primo plenilunio dell'anno. Luna piena in Cancro a 27 gradi del segno, opposta a Sole a 27 gradi del segno del Capricorno, con il Sole congiunto a Plutone. Non è l'unico evento interessante della settimana, perché subito dopo, quindi domani, nelle prime ore del 18 gennaio, Urano è stazionario diretto, quindi inizia a muoversi di moto diretto. Accelera e cambia completamente l'energia. Non solo, il giorno seguente i nodi si spostano sull'asse Toro-Scorpione. Resteranno sull'asse Toro-Scorpione per circa 18 mesi. E anche qui, come già accennavo nei precedenti video, vedremo dei grandi cambiamenti. Perché poi, oltretutto, a luglio ci sarà anche l'incontro tra Urano e il nodo nord, cosa che non è così usuale. Andiamo a vedere il tema di questa lunazione. La condivido sullo schermo. Ecco qui. In questo modo lo vediamo meglio. Vediamo qui l'opposizione. Sole 27 gradi Capricorno, Luna 27 gradi Cancro, con il Sole congiunto a Plutone. Innanzitutto una Luna in Cancro, la Luna è in casa sua, nel segno che governa. Ogni Luna piena è sempre molto forte a livello emozionale. Una Luna piena in Cancro lo è ancora di più. Quindi in questi giorni potremo sentire delle tensioni, delle emozioni che si accentuano, potremo sentirci inquieti. È tutto normale perché siamo chiamati a fare un grande lavoro. Una luna piena in Cancro ci porta a contatto con i nostri attaccamenti e soprattutto ci porta, anche per effetto della congiunzione Sole-Plutone, a lavorare sul nostro potere personale. Non è una novità, perché lo ripeto spesso, non siamo dentro a dei compartimenti stagni. Tutto quello che accade, che viene rappresentato dai passaggi dei pianeti e dei luminari, ha una continuità, ovviamente. Per cui sono anni e anni che ci chiedono di lavorare sulla sicurezza interiore. Siamo dentro una svolta epocale durante la quale dobbiamo lasciare andare tutti gli attaccamenti e dobbiamo ridefinire il concetto di sicurezza e di potere personale. Se in questa fase sentiamo di voler contribuire alla costruzione di un nuovo mondo, dobbiamo innanzitutto portare in questo nuovo mondo degli esseri nuovi. Non possiamo essere dei bambini, segno del Cancro. Non possiamo essere bambini. Dobbiamo essere adulti. Dobbiamo essere maturi. Dobbiamo essere esseri completi, integri. Cosa vuol dire questo? Che dobbiamo lasciare andare tutte quelle relazioni e tutti quegli attaccamenti, inclusi gli attaccamenti a un modo di pensare, a un sistema di credenze che ereditiamo dalla nostra famiglia d'origine, nella quale scegliamo di incarnarci con uno scopo evolutivo ben preciso. E sappiamo che la famiglia d'origine è associata al segno del Cancro. E l'asse Cancro-Capricorno è proprio l'asse della sicurezza, perché io devo lasciare andare il bambino per diventare l'adulto che ha un suo ruolo ben preciso nella società. Quindi qui siamo chiamati a fare questo lavoro nel profondo.
lascio andare tutti gli attaccamenti e mi sento sicuro dentro di me, indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno che pensa al mio nutrimento, il cancro, no? Associato al nutrimento, dove naturalmente non si intende soltanto il nutrimento nel senso fisico, quindi il cibo, quindi anche tutto quello che ci serve per vivere, ma un nutrimento emotivo. Molte persone rimangono vicine alla famiglia d'origine, vicine ai genitori, rimangono in luoghi di lavoro, perché poi l'azienda in cui si lavora è un po' la mamma, rimangono in case che magari hanno ereditato ma nelle quali non si sentono veramente a casa propria, no? Ma rimangono lì perché non si sentono al sicuro se si spostano da lì. Ma in questo modo ovviamente non si danno la possibilità di esprimere parti di sé che sono invece fondamentali per la crescita, per l'evoluzione, e sono proprio quelle parti di cui il mondo ha bisogno. Noi nasciamo con dei talenti, con delle abilità, con delle risorse che dobbiamo mettere a disposizione della comunità. Se non lo facciamo, stiamo negando una grande possibilità a noi stessi e all'intera comunità alla quale apparteniamo. Quindi una luna piena in cancro ci porta, soprattutto opposta a Plutone, ci porta necessariamente a lavorare su questo concetto. Quindi è il momento di farsi delle domande molto oneste. Perché rimango a vivere con i miei genitori, per esempio? Oppure perché rimango a vivere nella casa di fianco di quella dei miei genitori? O perché rimango a vivere nella casa che ho ereditato? Sì, certo, probabilmente economicamente sarà vantaggioso, però in questo paese io non ci sto bene, non ho amici, non posso fare nulla. Oppure addirittura ho vicino a me qualcuno con cui non vado d'accordo. Allora, quali sono veramente le mie priorità? Perché mi ostino a rimanere in questa situazione? Per esempio, faccio un lavoro che non amo, in cui non sono apprezzato. Mi piacerebbe tanto fare qualcosa, ma di sicuro non ci riuscirò mai. E invece è proprio questo il momento per osare e spostarsi dal luogo di comfort a qualcosa di inedito, di completamente nuovo, proprio perché Urano riprende il moto diretto domani, 18 gennaio. E Urano ci porta sempre in territori sconosciuti, in territori ancora non esplorati, sicuramente non convenzionali. Perché questo è il punto. La maggior parte delle persone incarnate sulla Terra, circa il 70%, si trova in uno stadio evolutivo del consenso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fa cose che sono accettate dalla maggioranza e fa scelte che si accordano con il sentire e con il sistema di pensiero della maggioranza. Quindi non ha ancora attraversato il processo di individuazione, cioè chi sono io? Io sono questo, io desidero questo, sono capace di fare questa cosa e voglio fare questa cosa e affermarmi in questo campo. E non importa se la società guarda un po' storto quelli che fanno questa cosa. Ecco. Il processo di individuazione è espresso dall'archetipo Urano. Allora, uno dei compiti che abbiamo in questo momento è proprio quello di vivere il nostro personale processo di individuazione e affermare la nostra identità, anche a costo di entrare in conflitto. E qui dobbiamo ricordarci di chiamare e di invitare a questa festa una dea che è sempre stata esclusa e per questo si è arrabbiata moltissimo, che è Eris. Vedete che l'asse Sole Luna è quadrato a un altro asse, che è l'asse Haumea Eris. Eris si trova a 23 gradi dell'Ariete,
e a Umea si trova a 29 gradi della bilancia. È importantissima questa croce cardinale che si forma per effetto della lunazione in Cancro. Perché dico è importante invitare Eris? Di Eris ho parlato già molte volte. Eris è conosciuta come la dea della discordia, l'unica a non essere stata invitata al banchetto nuziale di Peleo e Teti. Per questo si vendicò lanciando sul tavolo del banchetto nuziale la mela d'oro con scritto alla più bella, e Zeus avrebbe dovuto scegliere se darla a Era, sua moglie, Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza, o ad Atena, la dea della strategia, dell'intelligenza. Ma Zeus non si prese questa responsabilità e incaricò Paride, un giovane che aveva la fama di intendersi di belle donne, incaricò Paride di fare questa scelta. Paride scelse Afrodite, Venere, e in cambio ebbe l'amore della donna più bella, cioè Elena di Troia. Per effetto di questa scelta scoppiò poi il conflitto che durò tantissimi anni, no? Di cui tutti sappiamo molto bene. Ecco, il significato di questo mito, che ripeto spesso perché è un mito veramente fondamentale, è che bisogna avere il coraggio di fare la scelta più autentica a costo di scatenare un conflitto. E Eris, il corpo celeste proprio, il pianeta, creò effettivamente discordia quando fu scoperto. Eris e Aumea sono entrambi corpi celesti della fascia di Kuiper e sono stati scoperti dal 2000 in poi. Pensate che Haumea è uno tra i corpi celesti più luminosi, eppure gli astronomi non l'avevano mai visto. È stata scoperta, non ricordo se nel 2003 o nel 2005, comunque in questo periodo di tempo, quando gli astronomi l'hanno visto, si sono accorti che era talmente luminoso che anche il telescopio di un bambino l'avrebbe individuato. E allora chissà come mai, improvvisamente, praticamente nello stesso periodo sono stati visti questi corpi celesti che fino a poco tempo prima invece non erano mai stati scoperti. Sappiamo che per sincronicità i corpi celesti compaiono, si mostrano agli esseri umani nel momento in cui l'archetipo corrispondente viene integrato, è pronto per essere integrato dall'umanità. Ed è una magia di fatto, perché gli astronomi scelgono i nomi in modo del tutto casuale apparentemente, mentre poi gli astrologi li interpretano su un piano archetipico. E questa è veramente una magia. È la prova che siamo davvero tutti connessi. Ecco, pensate che inizialmente, quando Eris fu scoperta, le fu dato il nome di Xina, la principessa guerriera. Forse qualcuno di voi si ricorderà che c'era una serie televisiva nata in America, neozelandese, americana, e poi tradotta anche in italiano, in cui c'era appunto questa principessa guerriera, ribelle. E la cosa incredibile è che inizialmente le fu dato il nome di Xina, poi fu cambiato e divenne Eris, proprio perché nel momento in cui fu scoperta Eris si crearono dei problemi a livello di classificazione astronomica dei pianeti, perché qualcuno disse: ma Eris è più grande di Plutone, quindi dobbiamo declassare Plutone pianeta nano, e andò avanti per un po' questa discussione, fino a quando non decisero, insomma, di appunto riammettere Plutone fra i pianeti. Però la cosa è ancora molto controversa, ma a noi non interessa, perché a noi non interessa sapere come vengono classificati, interessa sapere come si esprimono a livello archetipico. Bene, quando fu dato questo nome Eris, alla sua principale luna fu dato il nome Disnomia, che era la figlia, una delle figlie di Eris nel mito. Disnomia in inglese si dice lawless, cioè illegale. Lawlessness, scusatemi, lawlessness, cioè illegalità. Mentre l'attrice che interpretava Xina si chiamava Lucy Lawless, un destino, non solo, ma nel suo tema natale Eris era
molto dominante, congiunta in prima casa moltissimi pianeti, tra cui i luminari, Sole e Luna, per cui veramente una sincronicità incredibile. Che cosa ci dice soprattutto questo archetipo? Ci dice che è necessario combattere. È necessario combattere, ma attenzione, non per avere dei vantaggi, non per vincere anche magari ingannando, ma è importante combattere in accordo con la giustizia naturale. Quindi con delle leggi che sono al di là delle leggi, diciamo così, della giustizia sociale, dei vantaggi e dello svantaggio sociale. Qui stiamo parlando di una giustizia divina, stiamo parlando della giustizia che è rappresentata da Giove, da Zeus. Quindi Eris ci insegna questo, ci insegna ad avere il coraggio di affermare una legge, una giustizia che va al di là del nostro vantaggio o svantaggio personale. Nel film si diceva questo, proprio all'inizio di ciascuna puntata: una potente principessa viene forgiata nel fervore della battaglia e solo il suo coraggio e la sua passione possono riportare l'ordine in un mondo in tumulto, un mondo che reclama un eroe. L'eroe siamo noi, no? Ciascuno di noi fa il suo viaggio dell'eroe. Ma soprattutto quello che è importante è che non possiamo chiudere fuori Eris. Eris non arriva a portare scompiglio per il gusto di farlo, arriva perché sa che c'è qualcosa da mettere in ordine. E questa lunga quadratura con Plutone, che in occasione di questa lunazione è anche una quadratura con la Luna, questa lunga croce a T che coinvolge Haumea, Eris e Plutone, parla proprio della necessità di portare scompiglio, di distruggere un ordine per costruirne uno nuovo, che sia più accordato a una giustizia più alta, una giustizia naturale. E Haumea che cosa rappresenta? Haumea è la dea hawaiana della fertilità e parla sempre di rigenerazione, parla di capacità di dare vita a forme nuove a partire dalle proprie emozioni, a partire dalle proprie idee, dalle proprie intuizioni, dalla propria immaginazione, in perfetta sincronicità con le ultime scoperte della fisica quantistica. Quindi Haumea entra nell'inconscio collettivo dopo l'anno 2000, esattamente come la fisica quantistica si afferma in quegli anni. Le nostre emozioni, che sono sempre messaggi che la nostra anima ci manda, devono essere viste, riconosciute, integrate, trasformate, perché se siamo consapevoli di ciò che accade dentro di noi, possiamo creare un mondo diverso, un mondo nuovo. Mentre il problema qual è? Il problema è che molte persone non si soffermano sulle proprie emozioni, non rimangono in ascolto delle proprie emozioni, non si fanno domande. In occasione di questo plenilunio, vedete che Eris fa trigono con Marte nel mito, sono fratello e sorella, sono i due principi maschile e femminile, comunque della guerra, dell'affermazione di sé, perché poi il conflitto è necessario, molte persone non riescono a entrare in conflitto. Quando devono entrare in conflitto, per esempio, prima di tutto con i genitori, no? Che Sole e Luna sono la rappresentazione dei genitori. Allora, come si fa a lasciare la zona di comfort? Devo per forza entrare in conflitto con i miei genitori, non ci riesco, non ce la faccio, e rimango lì, ostaggio delle loro aspettative più o meno inconsce. E così però non realizzo me stesso, quindi non potrò mai vivere il mio processo di individuazione. Eris e Marte sono in trigono, e tra l'altro Marte si trova a 25 gradi Sagittario, quindi congiunto col centro galattico.
Nella precedente lunazione era congiunto col grande attrattore a 14 gradi del Sagittario, adesso è congiunto al centro galattico, sono due punti sorgenti di un'energia potentissima. Marte, che esprime la nostra volontà, congiunto a centro galattico significa la possibilità di scaricare dall'etere delle idee innovatrici, che poi quando sarà il momento, quando poi Mercurio e Venere usciranno dal periodo di retrogradazione, potranno essere concretizzate. E poi osserviamo anche che Lilith e Marte sono opposti ed entrambi quadrati a Nettuno. Questo è un altro punto molto interessante, perché un Marte in Sagittario è un Marte che tende a voler sempre avere ragione. La Lilith in Gemelli anche. La Lilith in Gemelli, con quella quadratura Nettuno, qui c'è una grande confusione, ci sarà ancora per un po', perché questa configurazione un paio di settimane dura, e lo stiamo vedendo. È incredibile, perché arrivano notizie diversissime tra loro sullo stesso evento. Come ho già detto altre volte, sembra che ci siano due realtà parallele che non si incontrano. La stessa notizia la leggi in un modo, magari lo fai vedere a qualcuno che ha un'altra visione delle cose, ti dice sì, però in realtà, e ti fa vedere un'altra notizia che riporta la stessa cosa da un altro punto di vista. È veramente molto difficile. L'unico modo per difendersi da tutto questo è non ascoltare più niente. È fare veramente silenzio. Silenzio, stare con se stessi, comunicare solo con pochissime persone per cercare di tenere alte le vibrazioni, per cercare di tenere alta la frequenza, stare in mezzo alla natura. Anche oggi sono andata a farmi una bella camminata lungo il fiume e sentire la gratitudine per il sole. Poi qui a Pavia, quando c'è il sole, in questi giorni ci sta regalando delle bellissime giornate, di solito siamo avvolti nella nebbia. Ecco, sono piccole cose, però ciascuno avrà le proprie piccole cose per cui essere grato. Un amico, un'amica speciale. In questo momento l'amicizia è fondamentale, per tutto l'anno lo sarà, ma non solo quest'anno, però in questo periodo in particolar modo veramente l'amicizia, che è un concetto molto uraniano e che ha molto a che fare con il segno dell'acquario, in cui come vedete c'è una buona concentrazione di pianeti, l'amicizia è importantissima. Allora bisogna essere grati, e tenere alte le frequenze, tenere alte le vibrazioni, stare sintonizzati con tutto ciò che è bello. E questo è quello che possiamo fare. In questo momento veramente stiamo guardando tutti la stessa cosa, come se stessimo guardando, non so, un cerchio colorato, ma sapete che esiste proprio un fenomeno per cui si può guardare lo stesso colore ma vederlo differente, no? Credo si dica metamerismo cromatico. Ecco, sembra proprio questo. Guardiamo tutti lo stesso colore, però uno lo vede marrone, l'altro lo vede viola, per esempio. E si sta qui a litigare. No, è marrone, no, è viola. No, ho ragione io, no, ho ragione io. In realtà il cerchio effettivamente è lo stesso, però il colore varia a seconda dell'illuminazione e a seconda del punto di vista, della prospettiva. Ecco, stiamo vivendo una situazione di questo tipo. Ciascuno dalla propria prospettiva vede quel colore in modo differente, vuole convincere tutti gli altri che è quel colore lì che vede lui o lei. E poi cambia l'illuminazione. Questo è una metafora da non sottovalutare. No, è come quando vediamo, dobbiamo scegliere il colore per la parete di casa, e poi lo vedi magari nel campione di prova e ti sembra in un modo, poi lo vedi sulla parete ed è in un altro. Dipende se c'è la luce del sole, se è nuvoloso, se a sera c'è la luce artificiale, no? È la stessa cosa. E la luce che cos'è? La luce è la coscienza. In questo momento siamo irraggiati
porta una luce molto forte. E chi si trova nella giusta angolazione, quella luce la riceve, la vede e vede il mondo illuminato da quella luce. E basta una piccola percentuale di persone in questo momento sulla Terra che riescono a farsi attraversare da quella luce per cambiare questo mondo. Quindi, insomma, se senti, se sentiamo di essere tra questa percentuale di persone che riescono a farsi attraversare da questa luce, cerchiamo di insomma, sintonizzarci su quella frequenza e di portare poi anche nel nostro quotidiano questa frequenza alta, questa energia alta, con gesti che siano frutto di empatia. Ecco, questa luna piena in Cancro ci può aiutare proprio a fare questo, anche perché è una luna che comunque fa trigono con Nettuno. Quindi questo vuol dire che possiamo permetterci anche di mostrare la nostra vulnerabilità, di sentire che la nostra paura è come quella degli altri, anche se abbiamo paura di cose diverse. Però è sempre paura, è sempre un'emozione umana. E quindi rispettare l'altro con le sue paure, rispettare l'altro che magari non è riuscito a guardare in faccia le sue paure e quindi è agito dalle sue stesse paure. Non importa, in questo momento riconoscere che siamo tutti esseri umani vulnerabili, che siamo dentro un trauma collettivo, che stiamo cercando di trovare un modo per affrontare tutto quello che sta succedendo e quindi aprire, aprire veramente il cuore il più possibile. Come dire, le mie ferite sono le tue. Non preoccupiamoci di voler avere ragione, ma preoccupiamoci di comprendere, a partire dalla nostra stessa vulnerabilità. Ecco, appunto, dicevo anche, Mercurio e Venere sono entrambi retrogradi, l'abbiamo già visto nei video passato che entrambi toccano 3 volte Plutone in questo viaggio che è cominciato già da dicembre per quanto riguarda Venere. Mercurio è diventato retrogrado il 14 gennaio, ritornerà diretto il 4 febbraio, ma chiaramente in questo percorso di retrogradazione entrambi toccano Plutone in totale 3 volte ed è un processo necessario. Significa andare giù nel proprio mondo interiore, nella propria cantina interiore, stare lì in silenzio e rivedere, rivedere idee, rivedere concetti, rivedere situazioni, rivedere legami, relazioni, rivedere i valori, il sistema di valori. E poi quando Mercurio ritornerà in Acquario, ci ritornerà con una consapevolezza diversa. Così come accadrà per Venere, che nel frattempo si congiungerà a Marte, perché poi in questo processo a un certo punto Marte raggiungerà Venere in Capricorno a metà febbraio e poi entreranno insieme nel segno dell'Acquario il 6 di marzo e quella settimana lì saranno Marte, Mercurio e Venere tutti e 3 in Acquario. Quindi si tratta veramente di andare verso il nuovo. E tra l'altro quando Mercurio si unirà a Plutone e poi appunto prenderà il moto diretto, lì potranno anche venire alla luce dei segreti o delle rivelazioni sia a livello individuale sia a livello collettivo. D'altronde con Urano che poi diventa diretto molte cose usciranno allo scoperto, molte cose saranno portate alla luce del sole e non solo con i nodi lunari sull'asse Toro Scorpione avremo 18 mesi di tempo per veder venire alla luce tante cose, tante notizie che hanno a che fare con l'uso improprio, insomma malsano del potere e con logiche economiche di vario tipo, anche qualcosa che ha a che fare con l'uso di tossine, veleni, no? Come dicevo già l'altra volta, perché abbiamo a che fare con il segno dello scorpione.
Quindi sicuramente andiamo incontro a un periodo molto carico di tensioni, molto carico di emozioni, ma è anche vero che andiamo incontro a qualcosa di completamente nuovo e diverso. Quindi quello che dobbiamo cercare di fare è avere fiducia. Questi corpi celesti della fascia di Kuiper, Haumea in particolare, mi piacciono moltissimo perché parlano di rigenerazione, parlano di rinascita, parlano di creatività ispirata. E credo che sia proprio su questo che dobbiamo concentrarci, su cui dobbiamo puntare. Vi abbraccio, ci rivediamo per la prossima lunazione, che sarà una luna nuova, anche quella molto uraniana. Un abbraccio a tutti e a presto. Grazie come sempre. Un bacio.